gara 1 della Bettone Extreme con Fabio Frosini che va subito all'attacco di questo percorso, guadagna già al giro di lancio un vantaggio in sicurezza. Sarà lui a vincere la gara davanti a Mirko Cetra che corre per i colori della UC Pedrignano e poi Stefano Breno che corre invece per inquadrato in questo momento, tra l'altro, Stefano Breno che corre per i colori della Brescia Bike. Di nuovo le immagini su Fabio Frosini della Testi Cicli, davvero di grande prepotenza. Oggi non ce n'era per nessuno. Andiamo a vedere allora la classifica per categorie, per raccontare anche che c'erano in palio le maglie di campione regionale. Una spetta a Carmen Sabatini del Ruota Libera di Terni, è lei la vincitrice di categoria e la vincitrice della maglia. Per la categoria Juniores, Gabriele Savi che corre per i colori della CM, il pettorale suo è il numero 6, lo ritrovate nelle nostre immagini. Per la categoria Master 5 c'erano le categorie dal 5 fino ad arrivare alla Master 7, Fabio Frosini, Testi Cicli con la maglia conquistata, seconda posizione per il suo compagno di squadra Michele Andreani, terzo è Francesco Fiorucci dell'Unione Ciclistica Petrignano. Andiamo a salire di categoria Master 6 con la vittoria di Mirko Cetra della Petrignano, il numero 57, vince anche lui la maglia di categoria. La seconda posizione per Stefano Breno della Brescia Bike, la terza posizione per Fabio Cecchini della Testi Cicli e la quarta posizione per Ernelio Massarucci della CM, la società ternana della Triono. E poi andiamo con la categoria Master 7, la vittoria per Stefano Romani con il pettorale numero 60, anche lui della categoria della ASD-CM. E poi ancora per questa XO Bettona la vittoria per Ursula Arcangeli dell'MTB Club Spoleto per la categoria Master Woman 1, mentre nella Woman 2 vince Cristina Gaudenzi del Bikers Nocera Umbra, che quest'anno è andata davvero molto bene nel fuoristrada. La seconda posizione per Maila Castiglione della Triono Racing Team con il numero 64 di pettorale. Questa è la classifica della prima gara di un percorso, come vi ho detto, molto bello, tecnico, particolare, un percorso che è piaciuto molto con questi passaggi che vedete che sono stati creati dagli amici della Bettona MTB, passaggi sopra ai ruscelli tipici di questi posti particolarmente impervi. L'acqua non è un'acqua sorgiva vera e propria, è l'acqua di una piccola vena aumentata poi da quelle che sono le acque piovane che ritornano nell'invaso di pianura. Questi passaggi, questi ponti che sono stati fatti, il nostro Andrea Meschini all'inizio della partenza si è raccomandato di fare particolarmente attenzione, ponti senza spallette, dice, ma non è che potevamo fargli anche le spallette visto il tempo che avevamo. Una gara che è antipasto, come abbiamo detto, di quello che accadrà il 26 di settembre qui a Bettona. Si partirà dal centro storico e sarà una grande avventura, una grande giornata di sport. Lo è stata anche oggi perché la mattina correvano i master, il pomeriggio invece i giovanissimi con la mountain bike. Inquadrato anche il nostro Michele Andreani che dice Fabio Frosini oramai non si acchiappa più, è diventato leader della squadra. E ci sarà per loro un appuntamento importante da vivere e da seguire con un raduno che la Testi Cicli sta organizzando. Passaggio anche per la Gaudenzi e andiamo ancora a vedere il nostro Stefano Breno, arrivato da Brescia con la voglia di punti per la top class e con la grande voglia di andare a correre. Il percorso è stato allestito molto bene, anche il fettucciato in quello che è questa vallata è davvero fatto a regola d'arte. Si è pulito tutto quello che poteva essere pulito per realizzare un percorso degno e decoroso.
questo è l'ultimo giro, no? Bravo! Per favore, l'ultimo giro per Cristina Gaudenz. È il primo interno il suo vantaggio, un grande applauso, l'applauso per il vincitore di gara 1 degli X Giro Bettona, Fabio Frosini, terzo cicli. E ora il traguardo, ecco, per Mirko Giotto, categoria MCI, Unione Ciclistica Petrignano. Ultimo giro con Mirko Donati, la back. Ecco il traguardo di